ultime ore sulla revoca o meno della concessione autostrade. La tua posizione qual è? Ma la posizione è sempre stata la stessa. Dopo quello che è accaduto a Genova sul Ponte Morandi, credo che non è che ci debbano essere troppi dubbi e troppi tentennamenti. Anzi, mi sembra che il paese abbia aspettato troppo questo teatrino. Voglio ricordare che forse un passaggio di questo teatrino fu anche contraddistinto dalla richiesta di Di Maio, dall'invito di Di Maio alla famiglia Benetton, alla società Atlantia a salvare Alitalia. Quindi non vorrei che oggi questo ritardo fosse anche un po' figlio di certi equivoci, di certe posizioni nel governo. Quindi oggi siamo in ritardo. Sentivo Buffagni dire sarebbe ora. Beh, lo informo che è al governo, quindi non è che deve chiedere a noi il permesso. Sì. Il permesso a questo punto non lo deve chiedere più a nessuno, prendessero una decisione politica e ne avessero un po' il coraggio. Sì, poi resta però un grande interrogativo, no? Ammesso che si arrivi alla decisione estrema, cioè alla revoca, no? Poi chi gestirà mi pare, 3.900 chilometri che attualmente gestisce la società Autostrade? Mi pare che ANAS abbia già fatto sapere, insomma, di non essere in grado e quindi sarebbe un bel problema per il governo, no, Paragone? Beh, certamente a furia di smontare pezzi di Stato, poi ti ritrovi che quando lo Stato te lo ricordi non essere così malaccio, no? Perché queste sono infrastrutture figlie di politiche pubbliche, figlie di una spesa pubblica. E allora adesso in questo tempo ci stiamo ricordando che dalla sanità alle infrastrutture, tutto sommato questo Stato non è malaccio, però lo abbiamo un po' asciugato. Quindi si faccia una società che può essere un pezzo di ANAS che cura la gestione di quelle autostrade che restano pubbliche, perché se io do in concessione un bene, non è che te l'ho dato, non è che te l'ho venduto, è in concessione. Quindi uno Stato che non si pone neanche la domanda che cosa succede in caso di revoca, che non è un'opzione così lunare, se te le do in concessione, vuol dire che quel bene, terminata la concessione, ritorna nella piena disponibilità dello Stato. Quindi se lo Stato in tutto questo tempo non si è posto la questione circa la gestione dei beni pubblici, vuol dire che è uno Stato che quantomeno ha smesso di pensare il bene collettivo e pensa soltanto il bene dei privati a cui dare cibo nuovo per i banchetti. Però il ragionamento è semplice, è un bene in concessione. Quindi lo Stato deve comunque avere la risposta in caso di revoca delle concessioni o di fine corsa delle concessioni stesse. Noi non gliele abbiamo vendute ai Sì, privati, certo. quelle autostrade. Sì, è una concezione di una rete, certo.